Buongiorno, oggi inizia un altro vlog. Vi ho messo là sopra perché praticamente mi stavo preparando. Poi mi sono ricordata del vlog e ho detto stamattina non potevo iniziarlo perché tanto mi sono alzata alle 10. Poi mi sono fatta la doccia con i capelli. Adesso è tipo l'una e mezza e tra un po' dobbiamo partire perché appunto questo vlog è soltanto dedicato a questi 2 giorni che saremo appunto a casa in montagna. Poi vi farò vedere tutto quando arriviamo, anche perché è pieno di neve. Sul letto c'è il bordello più totale perché devo ancora mettere le mie cose nella valigia e lì c'è anche il cane che si vorrà aggiungere alla valigia ma non può, ecco, infatti. Stavo cercando di mezzo truccarmi, poi mi sono asciugata, i capelli sono praticamente elettrici, ma vabbè. E mi metterò soltanto in mascara, quindi ho preso questi due perché quelli che uso di solito li ho già messi dentro. Poi devo finire di mettere al computer, questo vabbè lo porto perché così nel mentre mi edito anche questo vlog e quando così torno lo posso pubblicare subito. Poi comunque la maggior parte delle cose sono da neve, quindi anche se io non posso fare un più di tanto perché sto ancora in fase ripresa che speriamo prima o poi finirà sta ripresa, vabbè. Tanto dobbiamo stare in macchina, poi arriviamo in casa. Dai, saluta! Ciao! Siamo arrivati, mi sono messa le mie scarpe da neve e Desiree e mia madre stanno là in fondo. Questa, noi abbiamo casa praticamente qui. Vi faccio vedere quanta neve c'è. Adoro! E mo sto portando un po' di roba perché naturalmente la macchina qui non ci passava. E questa è casa nostra, non ve l'ho mai fatta vedere in realtà. Però pensavo facesse anche più freddo. Guardate che bel panorama. Tra l'altro da qui sopra, ecco Giorda. Stanno cambiandosi le scarpe. Guarda, no, guarda quanta neve c'è sopra. Oh, God! No, sopra, sopra. Aspetta che qua Sopra una stradina. se scivolo mi devo rioperare, non mi sembra il caso. Piccolo passaggio. Ok. Allora, facciamo le scale. No. Oddio, ma è tantissima. Qui c'era anche un pupazzo di neve. Eccoci. Vado a posare lo zaino. Ecco a voi, ragazzi. Casa in montagna. Guardate quanto. C'ho questo profumo poi che non potete capire quanto mi ricordi l'infanzia. È troppo bello. Ora non metto neanche a fuoco. Il cambio di temperatura, qui c'è il caminetto, la TV con Sky addirittura e qui ci sono le camere. Vi sto facendo un breve room tour. Questa è la cameretta dove saremo io e Desi. Quindi poso direttamente lo zaino. A voi vi poso un attimo qua. Vieni, vieni avanti. Entra nel reparto camerette. Ciao! Sono riuscita a venire. Ti senti le scarpe? Oddio, ragazzi. Ah, devo continuare. Mamma, già guarda, il mio naso è tutto rosso. Finiamo di mettere le cose a posto, magari ci cambiamo e poi vi faccio vedere, perché avete già visto quanta neve c'è, oh mio Dio. Allora, non si vede una cippa lippa? Siamo arrivati, ci siamo sistemati. E come prima sto camminando sul ghiaccio. Questi adesi. E Giorgia, ma perché non mette a fuoco? Non capisco. E qui c'è il palo, vedete, della seggiovia. Che prima c'era la seggiovia. Non capisco se è il freddo che non fa mettere a fuoco. Comunque, questa era la stradina di prima. Questa era la macchina di mio padre e degli amici, perché siamo insieme ad amici. Allora, una volta che sarò salva. Ok, stiamo praticamente scendendo al paese perché noi abitiamo qua sopra, appunto alla seggiovia. Invece sotto c'è il paese. Ciao. E adesso adesso scendiamo. Vi faccio un po' vedere se non mi guardano male, perché qua è davvero una cosa. Qui è davvero una cosa molto rara, cioè. Ciao. E niente, quindi andiamo.
vi volevo far vedere casa da qua come si vede, ma oddio, noto che è tutto buio. Che cos'è? È caduto qualcosa là. No, perché hai toccato la neve. Siamo venuti al bar. Qui riprendiamo un pagliaio. Quello è il pan dell'orcio, ragazzi. Famoso, se venite dovete prendere quello lì, questo qua. E Desi se ne prenderà uno, così ve lo faccio vedere. Poi cioccolata. No, un cappuccino. Un cappuccino, no. Giorgia. La cioccolata. E io niente. Oddio, ma sono nato rossissimo. Ma nessuno me lo dice. Io niente, vabbè. È andata così. Ah. Abbiamo trovato il wifi. Quindi Desi e Giorgia stanno facendo una live. Aspettate. Ciao. Salutate per il vlog che sto girando, che spero lo vediate, possiate vederlo lunedì. Ci sono le live su Instagram. Yes! Ecco la gente che saluta, yeah! Eccovi qua. Allora, abbiamo mangiato. Io ho mangiato un pezzetto così di scamorzo, buonissimo. E adesso siamo tornati a casa, quindi vi saluto perché non andiamo a dormire subito, però tanto non faremo niente di che. Ma c'è lo zoom? No. Io e Desi salutiamo, ci vediamo domani. Ciao. E buonanotte, buonanotte. Tanto ci vediamo domani. Buongiorno. Stamattina ci siamo svegliate, mi sono truccata il viso, ma non ne ho proprio voglia. Poi qui c'è questa aria bellissima, quindi ci depuriamo anche un pochino. Adesso ci vestiamo e poi andiamo, perché ci siamo svegliati tardissimo. E sono le tan tan tan, le 10. Ops, si è aperto tutto. Sono le 10:26. No, non ce l'ho, Giorgia, il codo fiocco. E ci prepariamo e andiamo, che oggi si va sulla neve, quella seria. Con Giorgia. Poi ci sono io. Qui siamo arrivati. Però non so se c'è il vento e se non mi sentite, magari ci vedrò un pochino. Stando attento perché c'è il ghiaccio ovunque. Vedete qua, ci vanno col bob, cioè con lo slitty. Attenta che caschi, che c'è il ghiaccio. Io sono qua invece, tutta imbacuccata. Hi. E lì ci sono i gommoni, che è la cosa più figa del mondo. Non so se vedete quelli che scivolano. E niente, fa un freddo boia, non mi sento più la mano per fare il bacco, tanto togliere il guanto. Però non fa tantissimo, cioè io pensavo facesse molto bene. Non potete capire quanto è cambiato da quando io venivo qua da piccola, era tutto diverso. Oddio, che amore! Non si vede lì quel coso piccolo lì. Stai arrivando! Oddio, guardalo! Ah! Giorgio, sta sprofondata! Oh mio Dio! Ma sta facendo la pipì! Giorgio, stava facendo la pipì! Giorgio! No, infatti è pulitino. Sì, ma non ci si infischia di fili, di pelle. Ehi! Oh, zan zan. Si sprofonda. Ma che chiami, Wendy? Fammi una ripresa. Wendy! Oh, ci manchi, ciao! Abbiamo tutti gli scarponcini. Oh, guardate se scende qualcuno addosso. Mica no, ti immagini se arriva un bob addosso. Allora, si stanno attaccando. Ecco Desi. Desi e Giorgia stanno lì avanti da qualche parte. Sono le ciambelline dove si scende. Ma è una figata, non potete capire. Come vedete come scendono? Questi vai con questi e tac. Guardate lì quante. Vi faccio vedere le montagne. Aria pulita, stai a prendere aria pulita. Ecco, qui è completamente tutto bianco. Allora, ecco Giorgio e Desi, sono quelle due lì. Stanno portando il gommone per poi scendere così. Eccoli! Stanno tutti insieme. Oddio! Guarda Desi! Dopo
Allora, abbiamo mangiato, stiamo andando via. Certo, devo avere la ecco. Qui, quello è mio padre, va bene. E se ne stanno andando tutti perché fa freddissimo, sono andando fuori. Quindi adesso torniamo a casa, ci riposiamo un po', poi andiamo a fare una passeggiata e quindi vi porterò con me. Allora, siamo venuti qui a fare un giretto, questa è la macelleria, buonissima. E qui sotto c'è anche un'altra signora, comunque vedete il paesino è fatto tipo tutto così. C'è Giorgio che si sta pappando la ripulizia. Che ripulizia così tutta mia. Come se non ci fosse un tomorrow. E abbiamo preso la carne, poi stasera mangiamo la carne alla brace. Poi prima pioveva anche un pochino, infatti qua c'ho l'ombrello fidato. Abbiamo preso le mozzarelle, le scamorze. Se venite qui dovete prendere scamorze e mozzarelle e carne perché è buonissimo. Siamo tornati, come vedete c'è sempre il mio solito naso rosso. Queste sono le due reduci della giornata e sono... è parecchio tardino. No, perché mi si sblocca sempre? È parecchio tardino. E vabbè, quindi poi vi faccio vedere la cena. Allora, questa è la mia cena: uovetto alla cocca e le zucchine qui dietro. Ok, questo è quello di Daisy. Poi faccio vedere la pizza e gli arrosticini che arriveranno dopo. Allora, abbiamo mangiato, abbiamo finito. Ciao. Aspetta che non ti metta a fuoco. Posso mangiarmelo? Abbiamo preso la pizza e questo dolce che è buonissimo. Ricordi? Ciao, vuoi salutare? Beh, noi penso che per oggi abbiamo finito, ci sentiremo domani anche perché sono stanchissima davvero, mi devo anche stancare. Ho provato, sì. Ma non so se è pulita la cosa, è pulita la cosa. È pulita come... è pulita con le mani, dopo. E ci sentiamo domani. Siamo tornati alla base, come potete vedere. Siamo tornati tipo 20 minuti fa forse. E sono le 6:40 più o meno. Stamattina siamo stati al lago, però non vi ho ripreso perché siamo stati talmente poco. Cioè giusto un giro, poi siamo andati a mangiare. Ho messo delle polpette al sugo, buonissime. Polpette, detto così sembra metà polpetta, va bene. Adesso mi stavo per mettere a montare questo vlog, così lo potete vedere direttamente domani, che appunto sarà lunedì 6 febbraio, se non mi sbaglio. E tra l'altro nel mentre mi stavo anche recuperando i video di YouTube che non ho visto, perché se mi seguite sui social avrete notato che è stato un po' complicato con internet questi giorni, perché lì a casa e praticamente dappertutto non prendeva la 3 e quindi ogni tanto ci allacciavamo a qualche wifi che trovavamo dei ristoranti, ma non tutti ce l'avevano, quindi era un po' complicato. Ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti, quindi tranquillamente. Quindi spero questo vlog un po' diverso vi sia piaciuto. Adesso che lo monto vedo com'è riuscito, perché non mi ricordo quello che ho ripreso e quello che non ho ripreso. Cioè è stato un po' un casino, poi c'era il vento, magari non si sentono alcune parti, quindi adesso devo vedere un attimo bene. Comunque spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video di giovedì e vi mando un bacio. Ciao!